7:39 minuti 57 secondi, torniamo in diretta qui a L Radio 88.100 sulle note di una canzone secondo me straordinaria del 76. L'album era Automobili, uno degli album firmati da Lucio Dalla insieme a Roberto Roversi, che è morto lo scorso weekend. E appunto questa intervista con l'avvocato era un piccolo ritratto straordinario di un certo giornalismo accucciato, no? Che fa le domande, l'interlocutore importante come Agnelli risponde in sanscrito e non, insomma, non si capisce quello che dice. Dice grazie della risposta, ancora il suo inglese è perfetto, ancora lo stringo ancora tra i denti. E proviamo a fare qualche commento sulla settimana politica insieme al nostro amico, come ogni sabato, al nostro amico Massimo Bordin, che ringrazio per l'intervento di questa mattina, particolarmente perché so alle prese con un po' di fastidi di vario genere. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno. E quindi un saluto molto molto più affettuoso del normale oggi. Senti, ma secondo te si riesce a fare un commento politico o passiamo direttamente alla Roma? Perché non so bene. Le giornate sono veramente un po' particolari. No, vabbè, come credi tu, insomma, se no. Vuoi parliamo anche della Roma, ma la canzone che abbiamo ascoltato poco fa era di attualità straordinaria, sì, anche per altri motivi, insomma. Anche, sì, sì, anche perché si parla di Fiat, certo. Oramai la politica marcia su due binari del tutto diversi. Da un lato vediamo quello che succede, diciamo così, nel ceto politico, e qui si parla invece di Regione Lazio, di feste, di soldi, di, sì, di partiti, poi un po' tutto. E dall'altro invece c'è l'altro aspetto, e nei giornali lo trovi collocato a volte prima, a volte dopo, secondo una gerarchia di notizie che poi è opinabile, ma insomma, che è invece quello della situazione dell'industriale del paese, delle fabbriche che chiudono, dei negozi che chiudono, delle imprese che chiudono. Quindi non è un bel momento, diciamo, anche dal punto di vista di come è difficile raccordare i temi, perché verrebbe da fare considerazioni un po' assolutamente durissime, insomma. Durissime, sì. Oggi c'è un fondo molto duro di Massimo Franco sul Corriere della Sera, che dice che aspetta che te lo cito proprio con le parole esatte, perché non voglio essere inesatto. Massimo Franco parla di rito miope dell'autoassoluzione, parlando delle mancate dimissioni di ieri della Polverini e della Giunta, e la situazione sembra peggio di una presa in giro, dimostra una miopia ai limiti della irresponsabilità. Quindi tostissimo oggi Massimo Franco, che pure non è un polemista di mestiere. No, non è certamente fra ha sempre una prosa molto felpata, molto, esatto, molto attenta. No, infatti, ma il comportamento della politica, che quello che è successo al Senato, dove per la prima volta, sì, nella storia dello Stato unitario non si è trovato uno che lo presiedesse, ti pare un segnale poco importante? Perché voglio dire, più la situazione si aggrava, più il centro politico dà prova di irresponsabilità totale. Assolutamente. È come, sì, come se avessero una forma di autolesionismo, diciamo, questo è che può succedere? Probabilmente non ci si rende conto non solo del fatto che siamo la frutta, ma proprio del fatto che qui c'è, secondo me, a questo punto non forse un rischio, ma un'opportunità forse per il paese, che veramente alle prossime elezioni vada a votare il 40% della gente, il 50%, perché è difficile pensare che un gran numero di persone possa andare con una forte motivazione. Io sono qui in compagnia dell'amico Ivo, che mi fa compagnia al sabato, e che è qui perché poi alle 8 parte una trasmissione dedicata ai colori giallorossi, il canto libero. Ivo non è un uomo di sinistra, eppure, anzi forse proprio per questo è assolutamente sconvolto dal fatto di vedere una tradizione politica che a lui sarebbe affine, insomma, no? Qui ci sono uomini che sono eredi in qualche misura di Almirante, ma pensa Almirante come starà, quante volte si sarà rigirato nella tomba per questa roba, insomma. Beh, io non sono mai stato un estimatore di Almirante, però gli ho sempre riconosciuto di essere un politico di
di razza, insomma. Certo. Qua abbiamo altro tipo di gente. Siamo, insomma, proprio non, fuori da. Sì, non c'è niente da fare. Senti, ma. Vabbè, sulla Roma invece che mi dici? Ecco, prima della Roma volevo chiederti invece una cosa, diciamo, di politica in senso molto lato. Appunto, in questi giorni io ho parlato 2 o 3 volte di Roberto Roversi, che è morto la settimana scorsa a 89 anni, grandissimo autore di insomma, famoso limitatamente per questi testi scritti per 3 album di Lucio Dalla negli anni 70. Ma insomma, per me anche personaggio importante nel mondo dei libri, perché lui aveva una libreria nel centro di Bologna, molto famosa, insomma, che peraltro diffondeva titoli molto particolari, aveva un suo vezzo che era quello di pubblicare. Lui ha scritto un sacco di libri, Roversi, ha pubblicato quasi sempre per piccolissimi editori esatto, sconosciuti così, e aveva il culto, insomma, dell'editoria piccola di autori sconosciuti, editori piccolini. Roversi, che è uno che comunque ha avuto momenti di celebrità, è stato appunto insieme a Lucio Dalla per 4-5 anni di lavoro, è uno che se n'è andato a 89 anni, viveva della sua pensione di 560 euro al mese, pensione di commerciante, ex commerciante, non ha mai voluto diritti d'autore per quanto riguardava la parte appunto della sua collaborazione con Lucio Dalla, insomma, proprio quello stile di sobrietà, di amore per la cultura, disinteressato, che un tempo animava anche parte della vita politica. Ecco, quello che volevo chiederti, Massimo, ma secondo te un tempo c'era un rapporto tra cultura e politica, no? Tra intellettuali e politica, che comunque denotava la presenza all'interno della vita politica anche di un intendimento culturale, di una visione della vita, non so come dire, ma oggi come si fa a dirsi di sinistra, di destra, di centro, quando poi ti trovi di fronte a situazioni così? La cultura e la politica sembrano due mondi ormai scollegati, o no? No, la cultura e la politica sono due mondi cambiati, perché le librerie come quella di Roversi a Bologna sono sempre più rare, mentre invece caratterizzavano sempre, c'era sempre una vita culturale di una città che ruotava intorno a qualche piccola libreria dove poi si vedevano gli scrittori. Oggi tutto questo fa parte proprio del passato. Abbiamo librerie molto belle, molto funzionali, dove puoi comprare di tutto, dall'ultima penna stilografica all'ultimo DVD, sono praticissime, però sono un'altra cosa, insomma, sono dei supermarket giganteschi, sì, dei grandi supermarket, sì. E questo non so quanto sia bello, è sicuramente pratico, funzionale, però dovrebbe avere anche a fianco, diciamo, quell'altra cosa, quelle librerie appunto alla Roversi, o comunque che vorrebbero, sì, avere diciamo così, proprietari di quel tipo, e invece quelle spariscono, quelle vengono falsidiate. Sono in grande difficoltà, ne abbiamo più di un, sì, esempio, insomma. Come quindi la politica è un po' la stessa cosa. Tu dicevi prima la sobrietà, un tipo di stile di vita anche che si è perso. Io, proprio a proposito di politica e cultura, ho in mente sempre, quando succedono queste cose, una foto che vidi, che ho rivisto pubblicata poi recentemente, tra l'altro, di un grande politico e un grande editore, che erano amici, sì, erano Rizzoli senior, no? Che fondò la Rizzoli, e Pietro Nenni. Rizzoli non era particolarmente, però era amico di Nenni e si vedevano ogni tanto, e c'è una foto molto bella di Rizzoli e Nenni che in camicia con le maniche rimboccate giocano a bocce, sì. Era il principale editore italiano, giusto lì, o il secondo al massimo dopo Mondadori, e il leader dei socialisti italiani. Oggi tu la vedresti una fotografia del genere, la puoi vedere. Vabbè, mi sta avvenendo una battutaccia, perché questi giocano a bocce, ma in altro senso pure, sì. Va bene. Scusa. Però voglio dire, non è che anche allora non esistessero i ristoranti di lusso, certo. Non è, come no, certo. Esistevano, certo. Però quello era lo stile di vita, diciamo.
Oggi è un'altra cosa, insomma, infatti non c'è né un editore come Rizzoli né un politico come Nenni, né un politico come Nenni, infatti. È indubitabile. Vabbè. Comunque, allora passiamo sì qualche minuto alle vicende della Roma. Prima commentavamo con Ivo il fatto che c'è questa Roma che sicuramente col Bologna ha lasciato molto amaro in bocca ai suoi tifosi, insomma, purtroppo ha svelato un volto delle squadre di Zeman che non vorremmo mai vedere. Insomma, tu pensi che sia un episodio o hai cominciato a intravedere una tendenza? Non lo so, guarda, io mi ricordo una cosa però, che questa storia di perdere le partite all'ultimo minuto è una cosa che io ho visto anche dopo Zeman. Sì. Quindi è un po' anche, diciamo così, una caratteristica della Roma che ogni tanto ricompare, secondo me indipendentemente dall'allenatore. Insomma, vabbè, ogni squadra ha le sue follie. Quella, la partita di domenica scorsa è stata una follia totale nell'ultima parte. A me l'unica cosa che non ha convinto, però ecco, lì sì. Sì, però per carità, io non sono un tecnico, sono uno che non ne capisce nulla, sono appunto il classico tifoso della domenica. Si era già capito nei primi minuti del secondo tempo che il Bologna aveva azzeccato la disposizione in campo, al contrario del primo tempo. Quindi le sostituzioni che Zeman ha fatto, forse se le faceva un po' prima, poteva forse cambiare qualcosa. Però vabbè, è sempre uno di quei discorsi fatti a posteriori, appunto ha fatto già successo, insomma, ecco. Però è l'unico rilievo che sentirei di fare. Però la cosa che più inquieta è il fatto che Totti forse non gioca, no? Totti non gioca e sembra che siano in forza anche Osvaldo e domani l'attacco dovrebbe essere Lamela destro e Lopez. E comunque, insomma, sulla carta Lamela destro è una cosa di tutto rispetto, Beh, certo. Sì, è una cosa di tutto rispetto se Lamela però gioca, perché se no destro va bene. E poi c'è questo Lopez che è ragazzo di grandi promesse, no? Sì, da scoprire, sì. Da vedere, sì. Comunque io, insomma, mi trovo in una situazione ultra paradossale perché sono laziale da quando avevo 6 anni, però ormai negli ultimi... sono disgrazie che avevo da bambini, sì, esatto. Sono cose due, quindi. Però mi trovo quest'anno a essere dispiaciuto quando la Roma perde, soprattutto quando perde in quel modo lì, perché... arrivano le polemiche su Zeman che purtroppo ormai io penso di essere più zemaniano che laziale, forse. Sì, non è che ha perso, si è suicidata. Quindi vediamo, insomma, mi aspetto un po'. Però insomma, ecco, io credo che questa cosa non sia solo da debitare a Zeman, vabbè, c'è la storia delle sostituzioni, però voglio dire, ripeto, la Roma ce l'ha un po' come squadra, sì. Questo vizio di perdere la testa a un certo punto. Ma sì, poi può anche essere che alle volte, insomma, appunto, una sorta di euforia o comunque di rilassamento arrivi alla fine, vediamo. Che non è in linea appunto con le indicazioni di gioco e con lo stile di gioco di Zeman, perché è uno che vuole che si dia il fritto fino al 90esimo e oltre. Vabbè, comunque Massimo, intanto ti ringrazio per l'intervento del sabato, veramente ti abbraccio nella speranza che le cose che ti infastidiscono possano essere facilmente o comunque in qualche modo aggirate o risolte, e spero di risentirti sabato prossimo, oltre ovviamente ad invitare a leggere i fondi di gli editoriali di Massimo Bordin sul Foglio tutti i giorni del lunedì. Allora, editoriali sono, è una piccola rubrica, adesso non esageriamo, sono dei pensieri, insomma, sì, delle riflessioni, ecco, sì. Vabbè, sul Foglio, va bene, sul Foglio, e allora. Sentirti nella tua rassegna stampa da altre parti. Benissimo, a presto, buon sabato, a presto, ciao.